Il 2 aprile si celebra la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo promossa dall'ONU e giunta alla sua 10ª edizione. La giornata, come ogni anno, è celebrata in tutto il mondo con eventi e manifestazioni varie ed è stato scelto il colore blu per identificare le iniziative svolte da istituzioni ed associazioni per manifestare solidarietà e promuovere conoscenza. Vediamo a Melfi l'Istituto Comprensivo Berardi Nitti come ha celebrato questa giornata l'insegnante Anna Maria Di Mauro. Dopo una settimana organizzata per la condivisione e la socializzazione delle problematiche attraverso progetti per l'inclusione, attraverso l'apertura di uno sportello autistico, noi anzi nella nostra scuola ogni ultimo venerdì del mese abbiamo l'apertura per chiunque, docenti, familiari, anche studenti che vogliono partecipare a questa, hanno problemi e vogliono socializzare questo problema. Quanti bambini con autismo ci sono in questo istituto? Nel nostro istituto, noi siamo un istituto comprensivo, quindi in tutto ne sono 9. Come sono stati integrati questi bambini? Ah, ecco, l'integrazione è il nostro hashtag, a dire la verità, e tant'è che molti bambini, le classi fanno fatica a capire che magari è uno diverso da loro, proprio perché si sentono uguali tutti. Esatto, sono tutti uguali, non solo, ma partecipano attivamente, sono tutti coesi con le attività di questo bambino, lo fanno integrare, fanno tutto ciò che potrebbe essere agevole per un clima familiare e per un clima familiare, sicuramente sono in una grande famiglia. Sì, ma per un clima positivo affinché viva bene la sua esperienza, viva bene la sua. Poi sa che succede? A volte, ecco, l'autismo serve più per gli adulti e sono più gli adulti che hanno questa problematica perché lo vanno a identificare come il disagio, come l'handicap, perché handicap in fondo che cos'è? Quando qualcuno ti mette dei paletti, allora tu hai un handicap.